Thomas Checkon, dopo il trionfale oro nei 100 metri dorso, ha mancato l'accesso alla finale dei 200 metri dorso con il nono tempo, il primo degli esclusi. Nonostante un inizio promettente, ha ceduto nel finale della semifinale. Checkon non ha cercato scuse, ma ha criticato apertamente la vita nel villaggio olimpico. Si mangia male, fa caldo e non c'è l'aria condizionata. Molti atleti si spostano e se ne vanno. Durante la semifinale, Checkon ha concluso quarto nella sua batteria, ma è stato superato dai tempi della seconda semifinale. Forse non sono entrato in acqua con la stessa convinzione che avevo nei 100. Fa caldo anche per me, non si mangia bene e ci sono problemi col cibo. Un'analisi che ha fatto più rumore della sua mancata qualificazione alla finale, mettendo in luce le difficoltà nel villaggio olimpico.